Bene, adesso noi andremo a vedere un attimo questa protesta silenziosa. Andiamo a vedere un attimo qua. Eccoci qua, ci sono i balletti. Non c'è tanta gente. Adesso vedremo un po'. Forze dell'ordine, tranquilli. Vediamo un po' adesso. Caro ragazzo, non stiamo qua. Ma c'è anche il sindaco. Signor sindaco, buongiorno. Caro ragazzo. Anche lei in piazza? Ci mancherebbe altro, io sono un atleta, uno sportivo, si vede, no? Si vede, sì. Lo so, sì. Comunque è una protesta molto giusta questa. Perché... Ma sì, ma perché in questo caso prevale semplicemente il buon senso. Io ho sempre detto che non polemizzo mai, soprattutto in epoca di emergenze, non polemizzo mai con nessun livello di governo. Sì. Però spiegare ad esempio alla piscina di Gorizia, che prendo come esempio, che è stata sottoposta a un controllo da parte dei carabinieri del NAS la settimana scorsa, che perciò i quali hanno espresso plauso, apprezzamento per il modo con cui le prescrizioni sono state osservate. Poi hanno speso anche una botta di soldi. Ecco, spiegare a queste persone, che sia a quelli che la gestiscono che a quelli che ne fruiscono, che per colpa di altri loro devono chiudere, è un'ingiustizia e non capiscono e nemmeno io capisco. Ci sono tante volte delle misure che vanno adottate da chi governa, anche se chi le subisce ovviamente non le comprende, non le apprezza e ci sta. Perché l'importante è spiegare le cose ai cittadini. Ma qui come si va a spiegare ad esempio a un barista che si è attrezzato, che ha speso, che rispetta tutte le prescrizioni, come si va a spiegare che nonostante il fatto che lui sia perfettamente in regola? Esatto. Sarebbe un po' come, mi consenta, l'ha battuto l'esempio, sì. Lei va a 80 in autostrada, a 100 in autostrada, una pattuglia la ferma e le leva una contravvenzione perché qualcuno a 500 km di distanza andava a 180 all'ora. Le sembrerebbe giusto? No. Lei paga, viene sanzionato per colpa di altri. Però una cosa volevo chiederle, visto che si ricorda, non so, Conte aveva dato l'ordine ai sindaci, no? Di sistemare questa cosa, però i sindaci si sono tirati indietro. Non tutti. Perché? No, non tutti. Il sindaco Conte aveva conferito anche la competenza ai sindaci, di concerto col prefetto, con le altre forze d'ordine, di presidiare le zone movida. Sì. Io ho detto subito sì, mettetemi nelle condizioni di farlo naturalmente, ho detto sì e anzi ho sempre detto che speravo che quello fosse il primo passo verso altri passi di un federalismo spinto, cioè nuove competenze ai comuni e alle regioni. Io sono pronto. Non solo dico no, non voglio restare con il cinema, io dico dateci competenze, perché se dessero le competenze di aprire e chiudere o la fascia oraria al sindaco, se un bar sgarra, io non è che lo faccio chiudere alle 18 o alle 16 se avessi potere, sì. Lo faccio chiudere tre giorni, una settimana, finché non è in regola. Ma perché quelli che non sgarrano devono pagare le conseguenze degli di quelli altri che sgarrano? Esatto. Cioè, e questa è una cosa non solo incomprensibile, è incomprensibile perché assolutamente ingiusta. Bene, signor sindaco, io la ringrazio e buon lavoro. Grazie a te, grazie a voi ragazzi. Ma sei sempre armato tu? Potenza di massima potenza di Diciamo allora, visto avete sentito, il sindaco ha detto che lui era disponibile a prendere in mano la situazione, però di metterlo in condizioni di poter eseguire le cose. No? Adesso sentiremo un attimo, però vediamo un po' la città, se anche, anche Gorizia sarà in piazza per le persone che devono lavorare, che hanno il diritto al lavoro e non soltanto andare a chiedere la carità. Sono le 3. Esatto.
1, 2, 3. Abbiamo anche l'assessore Sartori in piazza per questa manifestazione, per questa protesta. Lei cosa mi può dire? Questa sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni. La situazione sicuramente non è semplice. Chi ci governa si trova in un momento difficile, quindi qualsiasi decisione, indipendentemente dal colore, non è semplice. Però sono state prese delle decisioni che chiaramente mettono in crisi diversi settori, dal commercio, in questo caso alle palestre, allo sport e quant'altro. Nei mesi passati questi imprenditori hanno investito per rispettare i DPCM, quindi hanno investito denaro per le misure di sicurezza. Sì. E adesso si trovano costretti a chiudere le proprie attività. Quindi si spezza praticamente la filiera, c'è il problema poi di quante persone perderanno lavoro o comunque avranno difficoltà a arrivare alla fine del mese. Non è semplice perché, come sappiamo, come leggiamo sulla stampa e guardiamo la televisione, i numeri di casi Covid stanno crescendo e si pone il problema del sistema sanitario, però dall'altra parte abbiamo il problema delle attività commerciali, quindi bisogna trovare, se è possibile, un giusto equilibrio, che in questo momento non lo vedo, non lo vedo. Siamo vicini a tutte le attività, adesso come amministrazione stiamo vedendo come è possibile trovare delle soluzioni per venire incontro al tessuto commerciale. C'è un coordinamento, il sindaco ne ha parlato, come avete avuto, avete letto sulla stampa, anche con il presidente Fedriga, il quale sensibilizzerà il governo centrale. È una situazione estremamente, estremamente delicata. Senti, ci credi che Conte ha detto che fra 10-15 giorni i soldi saranno tutti sul conto corrente? Non bisognerebbe vedere che mese, che anno. Va bene. Senti, intanto grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. La gente si è spostata un po'. Ecco, abbiamo anche una signora, una mamma, no? Sì. Senti, ti voglio dire, allora oggi c'è questa manifestazione, anche Gorizia finalmente in piazza per... Sì, finalmente. Per... Tu cosa puoi dirmi? Io dico che vengo qua perché mio figlio frequenta tutto lo sport a Nova Gorizia, non posso andare a manifestare di là, ma è fondamentale lo sport per la vita e il benessere dei nostri figli. Esatto. Non possono chiuderlo. Si sono messi tutti in regola con le varie norme. Esatto, hanno speso anche tanti soldi. Hanno investito un sacco di soldi, appunto, adesso chiudere è controproducente per tutta la società, per loro che lavorano e per i bambini che hanno bisogno di muoversi e di stare con i loro coetanei. Tu cosa dici di questo Covid? Cosa dico? Che tra un po' moriremo di disoccupazione, esatto, e di fame, non di Covid. Esatto. Senti, grazie mille. Grazie e ciao, a te. Ci vediamo. Ciao. Allora siamo con Gorizia Nuoto. Sì. Io ho fatto tantissimi servizi al nuoto. Sì. C'ho la mia donna che è istruttrice di nuoto a San Vito. Sì. So che avete speso una botta di soldi, come ha detto anche il sindaco Rodolfo Ziberna, e che anche il NAS ha fatto delle cose, ha detto che siete veramente tutti a posto. Allora, lei cosa mi può dire? Spero che di continuare l'attività, il lavoro, che si può risolvere il prima possibile questa storia. Speriamo bene, no? Sì, speriamo bene, esatto. Vogliamo sentire anche il signore qua? Sentire, no?
Senta, lei cosa mi può dire? Lei ha sentito già quello che gli ho chiesto. Mi può dire di questa situazione? Diciamo che una settimana fa ci avevano dato tempo per adeguarci, ma eravamo già adeguati. E sono venuti in asse, ci hanno fatto i complimenti. Più di questo non sappiamo più veramente cosa fare. Si spera veramente che la cosa si sblocchi, se no qua va a finire male un po' per tutti. Esatto, lo sport è la vita, no? Lo sport, perché porta via le malattie. Esatto. E chiudere queste cose veramente vuol dire non aver capito nulla. Esatto. Grazie mille. Tre. Chi abbiamo noi, presidente? Sergio Burelli. Senta, allora cosa mi può dire di questa situazione? Il sindaco ha parlato molto bene, ha detto che sono passati in AS, come ha detto anche il signore qua, che vi ha fatto un elogio tremendo per la situazione che c'è. Lei cosa mi può dire? Noi, io in particolare, capisco i problemi del governo, capisco che non ci sono i tracciatori, però se era tutto organizzato in modo coerente, come si sono organizzati la gran parte degli impianti natatori, a questa ora noi saremmo aperti, in quanto tracciando bene i contagi, che purtroppo ci sono, e l'ultima sede a chiudere sarebbe quella delle piscine, che sono di norma normalmente disinfettate. Ecco, perciò una cosa che doveva essere aperta. Sì. No, lo sport A chiudere. Ecco. O penultima, insomma. Ci sono tante altre situazioni anche molto più gravose, come dicono i trasporti, la gente che si riunisce in tutte queste cose qua, invece diciamo che a nuoto uno sta di qua, uno sta di là, non è che stiamo attaccati. Esatto. Vero o no questo? Esatto. Bene. Sono ognuno nelle sue corsie. Il numero è ridotto e quindi già con la riduzione era difficile, quindi adesso è proprio impossibile andare avanti. Senta, io la saluto e buon lavoro. Grazie. Cerchiamo di mantenere una distanza lunga, il nostro braccio. Allora, qua adesso c'è il microfono che dicono Okay. Le distanze. Siete a 4 metri di distanza? Scherzo io scherzo, perché c'è a 4-5 metri. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua così numerosi. Allora, io vivo di sport, io vivo di danza. Questo è ciò che ci diciamo oggi, qui, tutti insieme. Ringrazio immensamente Beatrice, una ragazza professionista che io stimo tantissimo e a cui lascerò la parola tra pochissimo, per averci radunato tutti insieme qui, per conto del Comitato Regionale Io Vivo di Sport, e di avermi dato l'onore di aprire questo evento per poter rappresentare entrambe le comunità del nostro territorio. Sporti e moja življenje, plesi e moja življenje, to smo mi, tukaj in vsi skupaj. Neizmerno se zahvaljujem Beatrice, kateri bom kmalu zapustila besedo in katero zelo spoštujem. V imenu deželnega odbora Jo Vivo di Sport nas je danes vse tukaj zbrala in mi podelila čas, da lahko otvorim ta dogodek in da lahko zastopam obe skupnosti našega ozemlja. Mi chiamo Nika Bagon, insegnante ballerina professionista. Da piccola ho deciso quale sarebbe stato il mio futuro e la mia vocazione. L'ho seguita, ci ho creduto, investendo tutte le risorse disponibili. Ho risparmiato, ho rinunciato molto per il mio sogno. Ho creduto in un futuro. Un futuro che oramai pare utopia. Loro aumentano l'odio. In meri è Nika Bagon, učiteljica in profesionalna plesavka. Kot otrokom se odločila kakšna bo moja prihodnost in moj poklic. Sledila sem ji, verjela sem vanjo, uložila vse razpoložljive vire in energije, prihranila vsak denar, se prikratila mnogemu v prid mojih sanj. Verjela sem v prihodnost. Prihodnost, ki se se zdaj zdi le iluzija. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione. Dobbiamo ridurre sul superfluo, questo è stato detto. Ma lo sport non è superfluo. È salute e benessere fisico e mentale. È potenziamento del sistema immunitario. È socialmente utile. È educazione e disciplina. È divertimento e svago. È passione, è lavoro. È sostentamento economico di tante famiglie. Ma soprattutto è fair play. Specimo presidini izvesti boleče odločitev. Odvečno moramo zamrzniti. To je bilo rečeno. Šport ni odvečen. Je fizično in duševno zdravje in dobro počutje. Je krepitev imunskega sistema. Je družbeno koristen. Je izobrazbena disciplina. Je zabava in razvedrilo. Je strast. Je delo. Je vsakodnevna hrana številnih družin. Je fair play.
Fair play significa giocare pulito, avere rispetto di se stessi e degli altri, avere rispetto delle regole, rispetto dell'etica della società. Vuol dire voler bene e volersi bene. Vuol dire capire la gravità della situazione, i problemi, adottare tutti gli strumenti e le precauzioni necessarie per rispettare le regole. Lo sport ci insegna da sempre a farlo e noi siamo capaci di farlo. Noi tutti dello sport e della danza ci siamo uniti oggi qui per far sentire pacificamente la nostra voce e far valere anche il nostro diritto al lavoro. Siamo professionisti, sia nella vita che nel lavoro. Perciò dimostriamo e diciamo ancora una volta tutti insieme chi siamo e cosa siamo capaci di fare per noi e la nostra comunità. Fair play, pomeni grati, pošteno, spoštovati sebe in druge, spoštovanje in upoštevanje pravil, etike in družbe. Pomeni ljubiti samega sebe in plesnega sveta smo se danes tukaj zbrali, da bi lahko uveljavili svoje mnenje in pravico do dela. Smo profesionalci, v poslu in življenju. Torej, še enkrat vsi skupaj pokažemo in povejmo, kdo smo in kaj smo sposobni narediti za našo skupnost. Grazie, hvala. Ringrazio tantissimo Anika Magon, noi ci conosciamo da tantissimo tempo e c'è stima reciproca. Allora, comincio il mio discorso, scusate se mi emoziono, ma sono una ragazza molto, molto emotiva e sento in modo particolare questa situazione. Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Beatrice, come molti dei miei colleghi lavoro nel mondo dello sport qui a Gorizia. Ho l'onore di introdurre oggi in questa piazza a Gorizia questa manifestazione di cui sono referente. Ma il gruppo Io Vivo di Sport è nato da nostri colleghi di Udine e Trieste e grazie a loro siamo uniti qui per dare voce a tutto il mondo dello sport in ogni sua forma, in tutta la regione. Quindi in questo momento noi siamo in contemporanea sia a Udine, a Pordenone e a Trieste. Siamo qui per manifestare il nostro diritto al lavoro venuto a mancare a seguito dell'ingiusta e discriminante chiusura delle nostre attività. Lo sport non ha colore, non ha bandiera, è salute e per noi lavoro è sostentamento, passione. La riapertura dopo 3 mesi di chiusura forzata è stata fatta con enormi sacrifici economici. Le spese per adeguamento alle linee in guida imposte dal governo sono state ingenti anche per il più piccolo tra di noi qui oggi. Riaprire è stato fondamentale per il benessere psicofisico di bambini, ragazzi, adulti e anziani e ora stiamo privando loro di tutto questo. Abbiamo subito una condanna ad untori, ci hanno dato una settimana per metterci in regola nonostante lo fossimo da principio. Abbiamo avuto giustamente i controlli delle forze dell'ordine preposte, tutti superati con ottimi risultati. E nonostante ciò ci hanno imposto la chiusura totale. Ma in base a che cosa? Perché? Per quale evidenza epidemiologica? Oggi siamo qui, tutti insieme qui in piazza Vittoria, per sostenere il nostro presidente della regione Fedriga, sostenitore di questa pacifica manifestazione in sostegno del nostro sindaco e della giunta comunale qui presente, che chiedono a gran voce autonomia della regione Friuli Venezia Giulia. Gorizia non è Roma, il Friuli Venezia Giulia non è la Lombardia. Lasciateci lavorare nel pieno rispetto della sicurezza, delle linee guida. Il vostro lavoro è salute. Nessuna evidenza scientifica dice che l'esercizio fisico in palestra, centri sportivi o natatori sia evidente causa di contagio del Covid-19. Riunendoci qui oggi cerchiamo di trasmettere un messaggio. Lo sport è vita, lo sport è salute, lo sport è crescita sana per i nostri figli. E parlo anche di me stessa perché io stessa sono madre. La nostra regione Friuli Venezia Giulia non deve essere penalizzata per ora, il virus risulta essere contenibile e con numero di pazienti facilmente gestibili. Troviamo tutti ingiusta la decisione che ha preso il governo, che lascia a casa e allo sbando tutto il mondo giovanile. I bambini, i ragazzi sono il nostro futuro e il futuro dello sport. Abbiamo un intero settore giovanile
a casa, sono a casa e non sanno cosa fare. Noi vogliamo ritornare a lavorare perché il nostro lavoro per noi è passione, è vita e abbiamo dimostrato ampiamente di rispettare tutte quante le regole che ci hanno imposto. E ho finito, scusate l'emozione, ringrazio tantissimo Martina Grasson che mi ha aiutato a ribattere questo discorso. E ho deciso proprio di farmi aiutare anche perché lei stessa ha molta più esperienza di me negli sforzi. Io sono da circa 8 anni nel mondo dello sport, lei ha un'esperienza veramente di un lungo tempo. Adesso io passerei la parola a qualcuno della giunta che vuole raggiungermi. Vista anche un intervento mio o della giunta, perché tutta la giunta oggi è qui insieme a me sparso nel pubblico. Cerco di non infettarti il microfono, non si sa mai. Una considerazione, oggi è il momento vostro, siete voi protagonisti, noi oggi siamo qui per ascoltare voi e per assicurarvi che siamo al vostro fianco. Noi abbiamo chiesto, come giustamente hai fatto osservare, abbiamo chiesto autonomia, abbiamo chiesto al governo che siano i sindaci a decidere, perché è indubbio che un sindaco interessa la prima cosa, l'incolumità e la salute. Perciò è indubbio che se oggi parliamo di palestre, l'altro giorno parliamo di bar e ristoranti, se un locale sgarra è indubbio che quel locale va chiuso, ma è parimenti indubbio che se un locale invece osserva tutte le prescrizioni, quel locale deve restare aperto. Non è... Sarebbe come, consentitemi questo esempio, sarebbe come se io andassi in autostrada a 100 all'ora e una pattuglia mi fermasse per elevarmi una contravvenzione per colpa di qualcuno che va a 200 all'ora a Genova. Non è possibile. Non è possibile che se a Roma piove ci si imponga di usare l'ombrello in tutta Italia. Perciò se necessaria anche maggior severità, ma dobbiamo essere consapevoli che se ci fosse la prova che in questi luoghi ci sono stati dei contagi, non sarebbe il sindaco. Voi non andreste in quella palestra o in piscina. Non è possibile che in una piscina che è stata sottoposta a un meticoloso controllo di NAS, per il quale hanno ricevuto apprezzamento per come hanno applicato le prescrizioni, gli obblighi, come spieghiamo adesso a chi gestisce la piscina, ai fruttori della piscina, ma vale anche per le palestre, che nonostante il fatto che sono stati bravissimi, che abbiano speso tanto, non abbiano guadagnato, perciò solo grazie a tanta passione, a tanto sacrificio, debiti propri e dei familiari, come si spiega questa situazione adesso? Mi dispiace, ma per colpa di altri, voi siete bravi, ma per colpa di altri vi chiediamo. Perciò è una cosa che noi non condividiamo, la finisco qui perché ovviamente abbiamo i social e le mail per parlare, siamo assolutamente al vostro fianco e non pensate che queste manifestazioni non servano, non pensatelo. Perché tante manifestazioni così in tante piazze d'Italia insieme, non è, ecco, come state facendo adesso, senza le polemiche, senza violenza, contro ogni forma di violenza, noi facciamo prevalere e affermare il buon senso. Col buon senso si vince contro la violenza e contro chiunque la pensi in un livello. Bravi a voi, andate avanti, anzi, andiamo avanti tutti insieme. Grazie a tutti, beh, intanto un applauso ve lo dovete fare voi perché sinceramente è bello vedere così tanta gente che vuole avere chiarezza in queste regole, perché qui siamo arrivati al punto che nessuno si prende responsabilità. Qui è uno scaricabarile, è un continuo chiedere di mettere in sicurezza i protocolli e di PCM. Ecco, io credo che forse adesso sia arrivato il momento invece di far lavorare chi lavora in questo settore come in tanti altri, come diceva anche poc'anzi il sindaco. Perciò, cara Beatrice, tanto grazie per questa opportunità. Confermo e riconfermo, come sai, già dall'inizio abbiamo avuto contatti già i primi di marzo, tutta una serie di motivi che potete capire, da interpretare questi incredibili di PCM e poi poter applicare e tradurre in realtà la possibilità semplicemente di lavorare. Lavorare, perché qui non ci si rende conto
che questo settore qua ha un indotto incredibile. Lo dicono i numeri, basta vedere gli addetti, basta vedere il fatturato, ma di cosa stiamo parlando? Però ci permettiamo il lusso di uccidere, perché questa è la parola giusta, di uccidere un settore che non è nocivo, è un settore che porta benessere, come ha detto prima Beatrice e chi è venuto prima di me, è un settore che porta benessere. È una cosa che fa star bene l'essere umano, perciò dobbiamo puntare su queste cose, soprattutto in questi momenti, in questi tragici momenti. Grazie. Chiudo su di noi in qualsiasi momento. Grazie, grazie, grazie. Grazie, professore. Detto fino ad adesso, io solo vorrei aggiungere una cosa. Le nostre scuole di danza, così come tutti i luoghi dove si pratica sport, sono luoghi sicuri per noi e per i nostri allievi. Anche le scuole di danza hanno riaperto applicando meticolosamente tutte le norme e le disposizioni dettate dai protocolli per la riapertura in sicurezza, ma non è bastato. Questo nuovo DPCM ha portato tristezza, amarezza e rabbia a tutti i nostri allievi e alle loro famiglie. Ed è per questo che chiediamo di restare aperti, perché noi viviamo di danza. Grazie. Io sono qui insieme a Mosè. Noi rappresentiamo il movimento natatorio della nostra provincia, ovvero l'impianto delle piscine di Gorizia e di Monfalcone. Siamo qui a sostenere in tutto e per tutto quello che avete sentito fino adesso. Volevamo solo aggiungere qualche dato per farvi capire qual è il movimento, qual è l'entità del movimento di questa nostra piccola provincia. I nostri due piccoli impianti accolgono più di 300.000 presenze all'anno. Sono tantissime, sono bambini, sono ragazzi, sono adulti, sono i signori e le signore della terza età, i ragazzi disabili. Lavoriamo con le scuole, il nostro è un percorso di scuola nuoto, di educazione. Come tutti noi abbiamo avuto una settimana di esami a cui siamo stati sottoposti giustamente, magari fossero stati anche prima, e questi esami sono stati superati ampiamente. Tutti e due gli impianti hanno avuto il controllo del NAS e tutti e due gli impianti hanno temperato pienamente a tutte le prescrizioni. Noi chiediamo che questo momento che ci vede a chiederci perché noi, perché proprio lo sport, perché i primi a subire questa chiusura, questa ingiusta chiusura. Come ha detto Beatrice, se ci fosse un'evidenza medico-scientifica, saremmo noi i primi a chiudere le nostre palestre, le nostre piscine, perché come per voi sono casa nostra, dentro questi impianti ci sono le persone a cui noi teniamo, con le quali condividiamo lo sport e la passione. Se vogliamo parlare delle spese sostenute, tutti quanti lo sappiamo, quante sono state e che sacrifici hanno comportato. Ci sono le palestre, le piscine, ma anche le scuole di ballo, e quindi anche noi possiamo dire che abbiamo seguito tutte le linee guida che ci erano state imposte come dal decreto, come tutti gli altri, eppure non ti lasciano neanche per la danza agonistica fare gli allenamenti singoli. Non si dice in coppia, perché in coppia capisco anche che possa, perlomeno gli allenamenti singoli dei bambini della danza classica, balla salsa anche da solo, perché si può ballare salsa, o chi balla tango facendo tecnica. Quindi speriamo per il futuro, speriamo che ci ascoltino e che ci lasciano lavorare. Un augurio a tutti quanti, grazie a chi ci sta ascoltando e a chi ci sostiene. Insomma, invece che mettersi da parte si combatta per fare in modo, non dico di riaprire i campionati così, ma almeno come prima di far giocare i nostri ragazzi in sicurezza, dando spazio, dando, non si fanno le patitelle, ok, però almeno l'aggregazione e vedere i bambini uscire di casa
parlare con i propri compagni e giocare, dare un calcio al pallone, che può essere la pallacanestro. Prendete coraggio ragazzi, siamo qua per questo. Io sono una persona timida, sono molto riservata, non riesco a stare tanto davanti al pubblico, però facciamoci coraggio, siamo qua per questo, dobbiamo dire la nostra, sempre in modo educato, essendo, come ci hanno raccomandato, apolitici, perché oggi non siamo qui per fare politica, ma per batterci sul nostro ritorno al lavoro. Dopo passo la parola a Stella. Sono una persona timida anch'io. Io penso che abbiamo detto già tutto, ci serve solo il buon senso, abbiamo già fatto 1+1, tutto quello che dico sarebbe ripetere quello che i miei colleghi hanno già detto. Siamo un po' stanchi dei hashtag andrà tutto bene, quindi abbiamo bisogno di azioni. Grazie, siamo tutti stanchi, stufi. Passo la parola a questo ragazzo che non conosco, si presenterà da solo. Grazie dell'applauso. Piacere, sono Jorge Luis Camino, nome di arte Luis Camino, ballerino professionista di danza gravida e insegnante di salsa, bachata, merengue, reggaeton, tutto quello che riguarda la nostra cultura. Prima di tutto, grazie a tutti voi che siete qua, io non potevo rimancare, perché soprattutto anch'io formo parte di questa grande famiglia che stiamo in questo periodo, stiamo subendo questo processo. Siamo stati in quarantena, sì, anch'io sono stato uno di quelli che sono stato ogni sera a fare video diretta per accontentare a tutti e i miei consisti, facendolo ridere, facendo travestimento, cose per dare gioia. Bene. Abbiamo sopportato questa prima ondata, la seconda ondata adesso siamo e attualmente siamo tutti in crisi. Ho una figlia piccola che devo dare da mangiare, anche se ho altri figli grandi. Però la piccola stare ferma un'altra volta chiusa senza l'asilo, per me sarà una confusione immensa, più la mamma che è insegnante e che deve fare un'altra volta, si dovrà fare online un'altra volta la bambina a casa che già cammina, corre, per me è un bel casino. Mi è difficile, mi sarà difficile, ok? È un stress, è bellissimo, però è un stress. Allora, abbiamo fatto anche noi con la nostra associazione e la nostra sede a Pordenone, sono di San Giovanni Natisone, però insegno anche qua con Nodaz a Uine, e la misurazione della febbre all'inizio e anche alla uscita con il nostro registro, ok? Tutti normali, senza la febbre, passava, chi aveva un po' di raffreddore dicevo, mi dispiace, non puoi entrare, sei allergico, anch'io sono allergico, sono asmatico cronico, non puoi entrare. Abbiamo fatto di tutto, ok ragazzi, però adesso un'altra volta stare a casa un mese, come ha detto prima l'assessore delle spore, il sindaco, un mese, due mesi, tre mesi, è molto difficile pagare affitto delle scuole di ballo che sono qua e ancora hanno debiti di prima, abbiamo debiti di prima, io non ne ho, però parlo per questa gente che so che ne ha nella scuola fissa e hanno debiti di dietro che ancora non riusciranno a pagare neanche in tre anni, perché è difficile. Grazie a voi e tante cose buone per tutti voi e per noi. Grazie. Mandi. Grazie mille. Sono tanto emozionata e non voglio ripetermi. Io intanto mi presento, sono Stella e sono il presidente di una ASD di Gorizia. E non voglio ripetere ciò che hanno detto i colleghi, ma la mia attenzione va nello specifico alla danza, come si può vedere, sia perché oltre a essere sport è anche arte, è anche cultura ed è frequentata il 70-80% da bambini, ragazzi, ed è proprio a loro che va il mio pensiero, va il mio discorso. Mi sono appuntata giusto due cose. I nostri allievi sono bambini, sono adolescenti,
che più di tutti hanno subito le restrizioni, privazioni e stress emotivo durante il lockdown. E nuovamente oggi sempre loro sono a pagare il prezzo più alto. Didattica a distanza, isolamento sociale, lasciati da soli sul divano davanti al computer, cellulari, TV e videogiochi. Perché? Chiediamoci perché ancora oggi dobbiamo togliere ai nostri ragazzi i benefici e la salute per la loro mente e per il loro corpo, che solo la danza e lo sport in generale possono dare in questo drammatico momento storico. Grazie. Grazie Stella. Chiedo se vuole parlare qualcun altro. Fatevi coraggio. Allora, grazie. Anch'io sono una persona timidissima davanti al microfono e ci tenevo a dire una cosa. È difficile vedere così tanta gente in piazza e penso che oltre al decreto quello che abbia fatto scatenare tutto questo è stato il senso di umiliazione. Io sinceramente mi sento umiliata dal mio governo perché quando mi si dice che io non sono indispensabile è una cosa terribile. Perché mi ricordo che quando ho iniziato a ballare, per me la mia insegnante era un punto di riferimento, perché non era solo un insegnante, non era solo un giullare che mi faceva quattro passi, era una sorta di psicologa, era una sorta di roccia. E non voglio esprimere la mia preferenza verso la danza, penso che valga per tutti gli sport. Chi insegna l'arte e chi insegna il valore dello sport è molto più di quello che questo governo vuole. Scusate, mi sto incartando, ma penso che sia arrivato il messaggio. Valiamo molto di più di quello che dicono, molto molto di più. Basta, perché sto tremando. Grazie. Brava, l'applauso. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vieni. Sì? Cosa pratichi? Posso trarre. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuseppe, da 6 anni pratico karate e il mio sogno più grande da quando ho iniziato è stato di diventare maestro. In questo momento mi sento abbastanza ostacolato da quello che è il mio sogno, però gli sport in generale non insegnano soltanto nel momento, per esempio a correre oppure a saltare, per esempio. Il mio maestro mi ha sempre ripetuto Ichigo Ichire. Questo vuol dire unico momento, unico incontro. E io ora sono qua che combatto insieme a voi e spero nel mio piccolo di fare qualcosa. Grazie a tutti. Parlo dell'associazione di danza Human Dance Technique e proprio io direi è importante dare dei messaggi forti e chiari. Io direi basta al dilettantismo, basta ai provvedimenti contraddittori e non motivati, basta a considerare i cittadini dei bambini da manipolare e soprattutto questo, basta anche alla guerra tra esperti, perché anche un mentecatto capisce che questa non è solo un'emergenza sanitaria da virus, ma se si parla di salute, la salute va vista a 360 gradi, va considerato anche l'equilibrio emotivo, l'equilibrio mentale delle persone, perciò basta, perché ci avviciniamo, vediamo tante persone fragili, sappiamo cos'è la depressione, non vogliamo essere degli utenti delle lobby, dei farmaci, ma vogliamo prima di tutto mettere in condizione le persone di difendersi prima di tutto con un efficace sistema immunitario. Perciò è uno sfregio chiudere le palestre, l'attività fisica e tutto, perché vuol dire che non si crede veramente nella salute o non si sa quello che si fa. Grazie mille. Allora,
cazzotte, praticamente non ti hanno voluto far parlare. Non c'è problema, spiegheremo dopo, gruppo, quando finiamo. Poi io faccio parte della Revolution Sport, la nostra grossa volta è sempre stata quella di creare aggregazione e quello che si sta creando qua. Mi fa molto piacere che siamo uniti in un unico progetto, quello di continuare a lavorare, perché non ci interessano contributi anche se sono fondamentali, ma quello che interessa a noi è veramente poter lavorare in sicurezza e in piena salute. Non devo aggiungere altro. Grazie mille a Revolution Sport. C'è qualcun altro che vorrebbe rappresentare se stesso o la propria parte? Io sono uno studente universitario, quindi non sono né socio di nessuna associazione, ma frequento la Revolution Sport e volevo solo dire come diciamo un esempio esterno, no? Quindi una persona che frequenta regolarmente la palestra, che io quando vado in palestra non vado in palestra, vado a trovare degli amici, vado in una famiglia. E la palestra Orte ha tutti i benefici che può avere sulla salute, sul proprio fisico, ce li ha sull'anima. Perché socializziamo, conosciamo nuove persone e l'uomo di natura è un animale sociale, quindi ce n'è bisogno e non, allenarsi magari a casa con le bottiglie d'acqua o quello che è sicuramente può avere dei benefici simili a quelli della palestra, ma non sarà mai la stessa cosa di andare lì e di poter parlare con le persone e condividere lo stesso attrezzo, fare a cambio e tutto quanto il resto, quindi sicuramente, ma questo non vale solo per quanto riguarda le attività sportive come per esempio le palestre, ma per qualsiasi altra attività. Sono attività che servono in primis per socializzare e per creare veramente la comunità che siamo e che oggi stiamo dimostrando visto tutte le persone che sono qua presenti in piazza. Quindi ecco, questo volevo dire, grazie. Un mio fedelissimo socio frequenta la nostra associazione sportiva dilettantistica. Noi ci occupiamo di allenamento funzionale, di ginnastica posturale, di preparazione atletica agonistica e non agonistica. E lascio a lui la testimonianza. Mi presento, sono Aris. Io mi alleno con loro da 3-4 anni ormai. E da quando hanno riaperto quest'estate, appunto, ho notato che sono stati nettamente in difficoltà, come penso tutte le associazioni, palestre che hanno dovuto riaprire. Si sono adattati in maniera egregia perché hanno adottato tutte le normative che erano state imposte e nonostante questo però purtroppo adesso sono di nuovo in difficoltà perché gli arretrati dei mesi in cui sono stati chiusi, nessuno glieli ha pagati insomma. Quindi hanno quello, più adesso questa nuova chiusura, che penso che sia una situazione condivisa da tutti. E niente, io sono qua per dare un sostegno a loro, per quanto nel mio piccolo non posso fare altro che stare qui con loro. Grazie mille. Grazie Ari, che importante. La situazione sportiva, se vuoi dire qualcosa a noi farebbe piacere. Grazie, così riusciamo ad arrivare alle 16 per chiudere. E io ringrazio tutti quanti gli organizzatori di questo evento, siamo davanti al Palazzo del Governo. Io spero che qualcuno mandi un messaggio al Governo, non solo da Gorizia, da Trieste, da Udine, da Pordenone, per far capire che lo sport è lavoro, ma lo sport è salute, lo sport è un'attività che ci serve in un mondo in cui siamo continuamente costretti a star seduti, andare in macchina, non ci muoviamo più. Lo sport, la danza, è cultura, è movimento, è salute, è vita. Toglierci la possibilità di fare sport significa toglierci una parte della vita, significa minare la nostra salute. Non è possibile che per motivi di salute ci facciano stare male, non è possibile. Come ha detto qualcuno, diventiamo schiavi delle multinazionali dei farmaci e questo non deve, dobbiamo assolutamente combatterlo. Combatterlo come? Con l'attività fisica. Quindi grazie di quello che avete fatto, io ho cercato di divulgare il più possibile perché partecipo in moltissime attività sportive, ciclismo coi figli, il nuoto coi figli, l'attività nella palestra piuttosto che altre cose, faccio la corsa. Cioè, io sono non sono uno sportivo, faccio sport, definirsi sportivo per me è una cosa difficile da dimostrare, però cerco nel mio piccolo, anche nella mia famiglia, di insegnare
che l'attività sportiva è qualcosa che ci serve, è la vita. Se ci tolgono lo sport, ci tolgono la vita. Piuttosto è meglio fare altro. Grazie a tutto, grazie Beatrice, grazie a Martina, a tutti gli altri istruttori che ci avete portato qua. È un movimento apolitico, apartitico, ed è giusto che sia così. E deve arrivare un messaggio forte al governo. Non è possibile trattarci in questo modo, non è possibile tenere a casa delle persone senza nessuna evidenza scientifica. Questo è veramente un oltraggio alla nazione, è una vergogna che noi non possiamo sopportare. Io spero che tra qualche giorno il governo, visti i movimenti civili come questo, non quelli incivili, si renda conto e apra un pochettino le valvole. Si renda conto che è controproducente. Spero di non arrivare a fine novembre, spero che prima ci si renda conto che tenerci a casa è molto peggio. Grazie Beatrice, grazie a tutti gli istruttori. Grazie mille. Io, se non c'è nessuno che vuole dire qualcos'altro, non c'è nessun altro? Vieni. Ciao. Ciao, piacere. Io tra l'altro a rappresentare perché la mia insegnante di yoga, perché oltre a essere io istruttrice di pole dance, in realtà ho bisogno di andare a yoga perché ho bisogno di scaricare tutte le tensioni di 1000 ore di lavoro che faccio la settimana. E volevo dire il suo messaggio, che chi ha partita IVA è stato obbligato a chiudere anche se il suo codice Ateco non è all'interno e non è inserito nei codici ristoro. Perciò mentre chi lavora con ASD probabilmente può anche ricevere qualche aiuto che potrebbe essere fondamentale, e io spero per tutti noi che siamo delle ASD che ci vengano almeno incontro, e per chi ha partita IVA, e io sono una che ha partita IVA, non è proprio così semplice la situazione, quindi volevo far notare anche questa situazione qui. Grazie mille. Ringraziamo anche questa ragazza qui. E sì, le situazioni tra collaboratori sportivi e... Ciao, Des! Dicevo che la situazione tra collaboratori sportivi e partite IVA è molto molto diversa e molto complicata. Lasciamo la parola adesso. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao. Colleghi, amici, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono un po' in pensione dalla danza da 2 anni da Stepazzi. E sono qui oggi perché un uomo diceva: quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza è necessaria. Ecco, attualmente faccio l'imprenditore e ogni giorno seguo tutti i miei colleghi, amici, di cercare di capire come vivono questa situazione, che io stesso lo vivo. Ma bene o male, il governo ha deciso la settimana scorsa di dirmi che mezzo pane è meglio di niente, ma senza scordare le tasse. Allora, non posso dirvi forza e coraggio, non posso dirvi andrà tutto bene, perché mentirei a me stesso e vi darò falsa speranza. Ho gestito una scuola di danza prima della Lili per 9 anni in questa città, in questa piazza. Abbiamo fatto almeno 5 spettacoli all'anno. E ora mi ritrovo colleghi che non riescono a vivere, non riescono a stare con le spese, perché qualcuno lassù ha deciso senza avere un confronto con loro. Io so del suo investimento oltre la sua passione. Le banche non capiscono, c'è Covid. Quindi io direi ci vorrebbe un compromesso tra loro del settore e chi ci governa, perché se no finirà per diventare una resistenza quando loro chiudono le orecchie, e non vogliamo arrivare a questo. Guardate quei bambini danzerini, è triste chiuderli in casa, perché
da quando è qua lo sport la salute è diventato un reato. Prima di venire qua ho chiamato un mio amico che passerà alla disobbedienza come imprenditore. Non vi sto invitando di farlo perché sarebbe sbagliato, ma la disperazione porta a molte di queste cose e lo sappiamo benissimo. Quindi io spero che qualcuno da qualche parte, in qualche modo, riesce ad ascoltarvi. Non solo il fatto dei 600 euro, così state buoni, non si mantiene un'impresa con 600 euro. Lei non paga le bollette a 600 euro, lei ha un figlio, non paga il suo asilo, non lo nutre con 600 euro, si può trovare un compromesso. Hanno limitato le persone, ho visto su Facebook, si è impegnata, ha fatto il suo, i colleghi hanno fatto la loro, la Lili mi ha stressato una settimana, ha fatto la sua e alla fine la domenica gli dicono di chiudere. Sono incazzato nero, ma siamo senza potere, come lo sapete bene, quindi io chiuderei con il mio silenzio, niente incoraggiamento, decidono loro e speriamo che ascoltano. Grazie a tutti, grazie. Grazie Bea. Grazie, grazie. Oh, che bello. Le ballerine. Vogliamo far parlare a queste belle ballerine? La danza è la mia vita, se me la togliete mi togliete la felicità. Bravissima. Qualcun altro? Ciao, mi chiamo Irina e parlo in veste di un genitore. Abbiamo detto tutto della salute, delle possibilità che dobbiamo dare ai nostri bambini. Volevo aggiungere solo, che cosa mi dite invece delle loro passioni? Danza, sport, qualsiasi tipo, quelle che hanno scelto. Adesso non possono più seguire, seguono virtualmente, ma invece la danza, lo sport, la cultura, lo deve toccare, deve essere vivo, deve arrivare nel tuo corpo. Quindi noi genitori siamo solidari con voi, vogliamo chiedervi cosa possiamo fare, le cose concrete, azioni concrete, chiedete a noi, chiedeteci perché noi siamo con voi. Ecco. Grazie di aver organizzato questa cosa. Grazie a voi. Partita IVA, quindi presumibilmente non è previsto contributo per noi. Sono qui in veste di atleta. All'età di 47 anni sono ancora un atleta e lo sport è sempre stato la mia motivazione di vita. Attraverso lo sport, soprattutto attraverso le arti marziali che ho praticato per tanti anni, ho imparato ad essere quella che sono oggi. Il rispetto per gli altri, soprattutto il rispetto verso la vita, e mi si stringe il cuore nel vedere i giovani, i ragazzi, che ricordando le mie sensazioni, le mie emozioni quando potevo praticare sport, loro ora sono costretti a casa. Questa secondo me è la cosa che più mi rattrista e spero che si provveda tutti insieme a modificare almeno questo a favore loro. Grazie Carmen. Nessun contagio all'interno delle nostre attività ed è in tutto il Friuli Venezia Giulia che i controlli anche da parte delle forze dell'ordine sono andate positivamente, quindi questa chiusura è veramente ingiusta. Chi vuole intervenire? Altrimenti, bene. Sono istruttrice per la SD Fitgo di Gorizia. Io e mio fratello Carlo ci occupiamo di allenamento funzionale e di ginnastica posturale, quindi abbiamo a che fare più che altro con adulti. Nello specifico io, lavorando con molte signore anche di una certa età, mi ritrovo a confrontarmi con persone che hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di stare insieme. E quando ho dovuto comunicare che purtroppo l'attività non poteva andare avanti, ci sono stati tantissimi messaggi di dispiacere. Il nostro lavoro crea dei momenti appunto di società e dei momenti di benessere per queste persone.
Io in primis non penso neanche da un punto di vista economico a quello che succederà nei prossimi mesi. Il mio dispiacere più grande è quello di non stare con le persone a cui voglio bene, non poter trasmettere la mia passione e far star bene anche loro insieme a me. Ecco, basta. Grazie per la parola. Buongiorno, mi chiamo Iana, sono ballerina professionista di danza classica, insegnante di danza e presidente di Associazione Culturale Interlab di Gorizia. Chiudere teatri, cinema, scuole di danza e le palestre, come chiudere l'aria, come chiudere ossigeno. Per tutti quelli che c'è in questa piazza, penso che sia così. E comunque questo governo ha pensato, se noi siamo, non andiamo a cinema, non andiamo a teatro, chiudiamo scuole di danza, palestre, e possiamo fare sacrificio, e abbiamo fatto già questo sacrificio una volta, e adesso invece non possiamo più fare, che così togliamo sogno ai nostri bambini, ai nostri ballerini, e non possiamo permettere questa volta. Grazie. Brava, grazie. Sì? Sì? Buonasera a tutti. Io sono Gio, una tappista. Quindi devo ringraziare veramente dalle arti marziali, dalla scherma, il calcio, il baseball, la danza. Metto tutto, anche lo sport che non ho praticato. Quindi grazie, tenete duro e continuiamo ad andare avanti. Grazie mille. Al lavoro, perché noi vogliamo lavorare, il lavoro è un diritto, perché lavorare è un diritto di tutti. Lo sport è sinonimo di salute. Questo Covid, se come diciamo noi, come ci battiamo, lo combattiamo soltanto facendo sport. Quindi in speranza che questa piccola manifestazione in contemporanea e nelle altre città del Friuli Venezia Giulia venga presa in atto dal nostro governo e che il nostro governo decida in modo diverso da quello che ha fatto la scorsa domenica. Siamo mercoledì e siamo il terzo giorno a casa senza sapere il nostro destino, perché loro ci hanno promesso che riapriremo a novembre, ma effettivamente, come già successo a marzo, non sappiamo se è vero. Quindi ringrazio tutti quanti, i presenti, i colleghi, dal primo all'ultimo. Gorizia si è veramente tanto unita, mi ha fatto tanto piacere, c'è stata tanta coordinazione tra di voi. Abbiamo organizzato tutto in 2 giorni, non è stato semplice, però sono veramente contenta e faccio i complimenti a tutti quanti, all'unione che lo sport ha creato oggi in questa piazza. Grazie mille, il lavoro è la nostra passione, lo sport è la nostra vita e come diceva prima l'assessore, guardando il palazzo del governo, speriamo che loro decidano in maniera diversa con le nostre riaperture. Grazie a tutti. E vi auguro una buona serata e buona fortuna a tutti, speriamo bene. Siccome hanno già detto tutti tutto, hanno detto le cose che volevo dire anch'io, assolutamente. Io in questi giorni sono entrata in questo gruppo, voi avete chattato solo come spettatrice, sono sincera, mi sono defilata, ma volevo fare i complimenti a Beatrice perché io l'ho conosciuta così piccolina che era una judoka. Io sono la moglie del suo istruttore di judo e poi ero anch'io, ho fatto judo. E me la ricordo bellissima, dolcissima, rimasta bravissima e faccio tanti complimenti.
per lei, a Carmen, a tutto il gruppo che ho seguito, che sono stati veramente un paio di giorni di messaggi, facciamo questo, hanno un'organizzazione pazzesca, tanto di complimenti, sì, ho silenziato a un certo punto perché erano bbb, però complimenti a tutti quanti per questo impegno e speriamo, no, speriamo niente, deve andare bene, ok? Grazie a tutti. Grazie, l'avremmo fatto una testa così? C'è stato Adi ieri sera che ha detto che io a mezzanotte ero ancora sveglia a mandare messaggi. Io e te. Bene, vi salutiamo e speriamo di non ritrovarci di nuovo in questa piazza a dover rimanifestare la nostra voce. Buona serata a tutti e ci sentiamo nelle svariate chat, noi ci manteniamo in contatto e speriamo bene. Grazie e buona serata. Andiamo sul governo e chiudiamo qua il servizio. Il comportamento è stato veramente ottimo, nessuno si è... le frange, come dicono i fascisti, e tutte queste cose qua, è stata tutta una cosa perfetta, perciò salutiamo tutti.